Fiori dipinti ad acquerello su stoffa. Vi sembra strano? Se amate dipingere, nulla è strano nell'arte. Dipingo su un piccolo pezzo di lino ben stirato. Se siete abituati col telaio, fatelo pure, ma sappiate che non è indispensabile. Essendo un acquerello, l'acqua diventa un ingrediente indispensabile. Dobbiamo solo imparare a gestirla, altrimenti il tessuto la farà spandere, macchiando dappertutto. Bagnate ben bene il pennello e poi strofinatelo sopra il rosso. Mi raccomando, dovete passare sul rosso e non mescolare. Questo farà sì che l'angolo sinistro del pennello avrà colore denso che farà il bordo del petalo. Questo bordo permetterà all'acqua di essere trattenuta all'interno del petalo. Guardate come con un solo gesto riesco a fare la linea esterna del petalo, che risulta molto più scura ed intensa, e anche a far andare dell'acqua colorata all'interno del petalo. Poi quell'acqua colorata la posso riprendere anche a parte se non fosse sufficiente. Attenzione, stiamo dipingendo della stoffa, quindi non esageriamo mai con l'acqua. Fate sì che il pennello sia bagnato ma non inzuppato. Per intensificare il colore al centro del fiore è necessario prendere più colore e meno acqua. Aggiungo una punta di blu sull'angolo del pennello e con questo vado a definire le pieghe e i contorni più netti. Faccio scorrere velocemente le immagini, ma la tecnica è sempre la stessa. Se volete fare al centro del petalo un effetto luce, lasciate il bianco della stoffa. Stiamo dipingendo con la tecnica d'acquerello, quindi non si può usare il bianco. Lo potreste anche fare, ma vi assicuro che l'effetto è completamente diverso. Trovate il video più completo di questa composizione sul mio primo canale, vi lascio il link in descrizione. Con il pennello a punta faccio tanti puntini gialli, poi aggiungo un po' di marrone e un po' di rosso e ottengo le palline del polline. Passiamo a dipingere il verde. Utilizzerò un verde oliva mischiato con il giallo. Realizzo il rametto e i sepali del bocciolo definendo prima il disegno esterno e poi riempiendo delicatamente la parte interna, provvedendo a lasciare anche le zone bianche. Le foglie vanno realizzate esattamente allo stesso modo dei petali, ricordandosi di lasciare al centro una macchiolina di bianco ogni tanto. Per le zone più in ombra utilizzate il verde oliva, il giallo e un po' di marrone preso con l'angolo sinistro del pennello e andate ad infilare colore più scuro nelle zone dove le foglie si incastrano l'una sull'altra, ma anche per fare le zone più scure e le nervature. Man mano che mi allontano dal centro della composizione ho deciso di alleggerire il colore e sfumarlo verso l'esterno. Quindi la gran massa di foglie sottostanti o verso l'esterno appaiono più chiare. Aggiungete i boccioli chiusi e rametti e mi raccomando state attenti a quelli che passano sotto le foglie. Addirittura d'arrivo uno sguardo d'insieme ci permetterà di capire dove manca qualcosa e possiamo aggiungerlo. Tutte le aggiunte le faccio con un colore decisamente più chiaro e contenente del blu per fare l'effetto ombra. Se siete interessati trovate questo disegno sull'album numero 8. Vi lascio il link in descrizione. Questo è il risultato finale. Grazie per la visione, ti do appuntamento al prossimo video tutorial.